sono molto contenta di questa nuova nomina che è appunto l'agente della Regione Lazio per questo concorso internazionale, mondiale, che si chiama Miss Grand International ed è nato in Thailandia nel 2013. Il presidente e fondatore si chiama Navat ed è approdato in Italia nel 2019. E, sai, poi gli anni del Covid, anni un po' particolari, e adesso insomma hanno dato l'assegnazione alle regioni, e per cui il direttore nazionale, che si chiama Giuseppe Puzio, ha deciso di affidarmi appunto la Regione Lazio. Il mio compito sarà quello di selezionare le ragazze tra i 18 e i 29 anni e trovare qualche rappresentante che sia proprio della Regione Lazio. Dopodiché, ognuno delle regioni, praticamente concorrerà con le proprie ragazze per la finale nazionale che verrà fatta in estate del 2024. Da lì troveremo poi la ragazza italiana che rappresenterà l'Italia in questa finale mondiale che verrà fatta, se non erro, il 25 ottobre. E quindi, speriamo, insomma, che sia un anno fortunato il 2024. Anche molto impegnativo. Sì, infatti, perché poi sai, i comuni della Regione Lazio sono tanti e quindi vedremo insomma di poter dare la possibilità e anche la visibilità alle ragazze che tra l'altro vogliono fare questo per mestiere. È un concorso che vanta 5 milioni e 800 mila follower su Instagram, seguitissimo in tutto il mondo e sta praticamente quasi pari a Miss Universo. Che da poco ho saputo, comprato anche da un altro thailandese. Quindi, insomma, tutti e due i concorsi più importanti del mondo, i proprietari sono thailandesi. Senti Alessandra, come si partecipa? Allora, basta contattarmi e io ovviamente prenderò l'incarico dal 1º gennaio. Basta contattarmi anche sui social, su Messenger, magari cercherò di fare un po' di pubblicità anche con le mie mail, il numero del telefono, dopodiché poi vedremo nelle varie tappe delle selezioni della Regione Lazio dove poter magari far partecipare le ragazze. Spero che sarà per tutte una bellissima esperienza, ripeto, è un concorso a livello mondiale. Sono partita 20 anni fa con Miss La Dispoli, quindi insomma è stata per me una grande gavetta che comunque continuerà il suo percorso qui alla Dispoli. Tra l'altro nel 2024 Miss La Dispoli fa 20 edizioni, quindi sarà anche quella un evento molto bello. E poi valuterò dove fare la tappa regionale della Regione Lazio. I requisiti per partecipare? Allora, intanto gli anni dai 18 ai 29. La volontà di fare questo mestiere, cioè quello magari appunto della modella, perché tra l'altro pensa che la ragazza che ha vinto quest'anno ad ottobre ed è del Perù, ha vinto un montepremi di 100 mila dollari con un contratto a 3 anni e quindi vedo che sta partecipando a tantissime manifestazioni. Tra l'altro, una cosa importante che volevo dire, questo concorso Miss Grand International sposa la campagna contro le guerre, contro le violenze di tutti i generi e una parte del ricavato di questo concorso va proprio in aiuto alle popolazioni che hanno bisogno dei proprio beni primari, cibo, vestiti e tanto altro. Quindi mi fa anche piacere partecipare in un concorso dove c'è anche come dire, un impegno sociale, ecco. Senti Alessandra, ma la tappa regionale si può fare alla Dispoli? Io sinceramente quando ho parlato col direttore nazionale gliel'ho detto, guardi, a me farebbe tanto piacere fare la tappa regionale alla Dispoli. Vediamo, io ce la metto tutta, mi farebbe tanto tantissimo piacere perché sarebbe anche un'ottima opportunità per la nostra cittadina, intanto per la visibilità e anche un discorso turistico, perché tutte le ragazze che vengono selezionate nel Lazio verranno qui con le loro famiglie, avremo la possibilità di far conoscere il nostro bellissimo territorio, abbiamo il mare, non ci manca niente e quindi potrebbe anche essere una buona cosa per il turismo locale.
Allora, intanto possiamo dire che le ragazze dai 18 ai 29 anni, correggimi se sbaglio, che vorranno intraprendere questa carriera da modella, ti potranno contattare a partire dal 1º gennaio gennaio. per poter partecipare. Ovviamente una selezione aperta in tutta la regione, perché Alessandra si occupa di tutta la regione Lazio. Esatto. Tra l'altro poi c'è anche un'altra piccola categoria in questo concorso che si chiamano le mascotte ed è una categoria che va dai 13 ai 17 anni. È una cosa in più che hanno messo, mi fa piacere insomma dare anche spazio alle ragazzette più giovani. Però ripeto, non gareggiano per Miss Grand International, ma c'è questa piccola parte che si chiama le mascotte che potrebbe anche essere interessante e prepararsi magari poi per accedere proprio alla selezione dei Miss Grand International.